Gravissimo lutto nel mondo della TV italiana, ma anche azzardo a dire della moda. È morta infatti Paola Marella, pensate che se ne va a soli 61 anni di età. Era un architetto famoso in tutto il nostro paese, l'Italia, era uno dei volti più famosi della televisione italiana. Purtroppo una malattia non le ha lasciato scampo. Iniziò a muovere i primi passi su Real Time già nell'anno 2007, fino all'anno 2015-16, insomma, no? Ma in TV era ormai una presenza indissolubile. E pensate che era molto presente in programmi come Vendo casa disperatamente, ma anche Cerco casa disperatamente. Ha avuto sempre un successo molto forte, crescendo di anno in anno, che l'ha portata a sperimentare se stessa in trasmissioni epiche di tipo importante, andando a uscire da una zona di conforto, di facilità che poteva essere, diciamo così, ritrovata. È sempre stata all'altezza della situazione, spesso e volentieri la si vedeva in compagnia di Enzo Miccio, che in qualche modo, barra in qualche maniera, l'ha sempre supportata, anche perché lei, insieme a Enzo Miccio, conducevano programmi di grandissimo fascino e di grandissima bellezza. Va bene? Una donna come lei sicuramente non è una che si lascia andare, ha sempre combattuto come una leonessa, ma purtroppo alla fine però la malattia ha avuto la meglio su di lei. Era nata a Milano, la città della moda per eccellenza, la città capoluogo della regione Lombardia, frequentò il liceo classico, si laureò nell'88 in architettura degli interni, pensate sempre a Milano, sposata e con un figlio. Va bene? Dapprima agente immobiliare, poi dipendente di un gruppo che all'epoca gestiva frazionamenti di tipo immobiliare. Una donna, insomma, che ha fatto della moda, del mondo delle case, di queste cose qui, no, proprio le case, uno dei suoi cavalli di battaglia. Va bene? Insomma, il lutto è presente nel nostro paese, l'Italia. Io non aggiungo altro, faccio presente che però Paola è sempre stato un personaggio pubblico, essendo stata migliaia di volte in TV, stava sempre in TV ed era una persona veramente squisita a mio modesto parere. Detto questo, detto ciò, io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, utenti di YouTube. Sia chiaro che questo video non vuole ledere la privacy, ripeto, non vuole ledere la privacy di Paola Marella né della sua famiglia, ma intende solo informare eventuali persone della dipartita di Paola Marella e stop. Nasce solo per questo motivo, non per altri motivi. Paola Marella, che tu possa riposare in pace. Amen.